responsabilità al 100%, in questa maniera andiamo a vedere quella che è l'opportunità dei problemi. Quindi vedremo proprio come il problema non è una difficoltà, ma un'opportunità, a patto che ci assumiamo il 100% della nostra responsabilità e capiamo in che modo e perché. Qualcuno di voi conosce il manuale del guerriero della luce di Paulo Coelho? Ok, questa frase è tratta dal manuale. Un guerriero della luce studia con molta attenzione la posizione che intende conquistare. Per quanto il suo obiettivo sia difficile, esiste sempre una maniera di superare gli ostacoli. Egli verifica i cammini alternativi, affila la sua spada e cerca di colmare il proprio cuore con la perseveranza necessaria per affrontare la sfida. Quindi c'è sempre una soluzione. L'importante è avere la mente aperta ed essere disposti a vedere cose che in quel preciso istante magari non si vedono, non si percepiscono. Tuttavia, mano a mano che avanza, il guerriero si rende conto che esistono difficoltà di cui non aveva tenuto conto. È un po' difficile riuscire a valutare tutte le casistiche. Okay? Quindi qualcosa possiamo prevedere, qualcos'altro no. E sapete perché qualcosa possiamo prevederlo e qualcosa no? Perché noi non possiamo prevedere il libero arbitrio degli altri. Quindi non possiamo agire sul libero arbitrio degli altri. Noi possiamo eventualmente comprendere i meccanismi, ma mai il libero arbitrio. Se rimane ad aspettare il momento ideale, non uscirà mai da quel luogo. È necessario un pizzico di follia per compiere il passo successivo, la famosa uscita dalla comfort zone, che ormai ne abbiamo sentito parlare tanto e che diremo spesso e volentieri. E così il guerriero utilizza un briciolo di pazzia, perché in guerra e in amore non è possibile prevedere tutto. La guerra è qualsiasi cosa facciamo durante il giorno, cioè quello che noi mettiamo sul campo, quello che noi sperimentiamo sul campo. Una cosa fondamentale è comprendere che se non sei dalla parte della soluzione, sei dalla parte del problema. Quindi, scelta numero uno, da che parte voglio stare? E attenzione, è una mia scelta, conscia o inconscia, ma è una mia scelta. Da che parte voglio stare? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo sempre porre quando ci troviamo di fronte a quello che noi chiamiamo un problema. Perché il problema è tale perché è percepito così, mai perché sia realmente un problema. Vediamo un attimino cosa sono gli ostacoli. Allora, il problema è un ostacolo. Problema significa anteporre qualcosa di inesistente. Cioè, io metto davanti a me qualcosa che non esiste. Perché l'abbiamo detto, o è un problema o è una soluzione. Da che parte stiamo? Quindi diventa problema, lo faccio diventare io un problema se lo percepisco tale. Altrimenti è inesistente, vedo le soluzioni. Errore. L'errore è un'esperienza evolutiva. Cioè, Fabrizio prima diceva, noi oggi siamo quello che siamo per i problemi che abbiamo superato in passato e quindi anche per gli errori che noi abbiamo fatto. Chi è che si evolve di più? Chi fa più errori. Altrimenti non è evoluzione, rimango sullo stesso piano, sempre allo stesso livello di coscienza. Ma la mia coscienza evolve nel momento in cui io sperimento. E sperimentare significa anche fare errori. Le persone di maggior successo sono quelle che hanno fatto più errori, perché hanno sperimentato di più. Chi è che mai fa errori? Chi non fa niente. Chi non fa niente? È semplice, giusto?
Infatti, cioè, piuttosto, no, siccome non so se sbaglio, non faccio. Quindi, piuttosto di sperimentare, rimango nella mia, tra virgolette, ignoranza. E poi c'è l'ostacolo. Ostacolo significa che sta dinanzi. Ma che sta dinanzi vuol dire che è nocivo? Eppure noi l'ostacolo lo vediamo sempre come qualcosa di nocivo. Cioè la nostra percezione della parola ostacolo è che sia qualcosa di problematico. E invece ostacolo è qualcosa che ci sta davanti. Fondamentale comprendere che l'eterna giustizia regge il mondo, perciò tutto quello che ci accade ce lo siamo meritato. Il perché magari è difficile da comprendere, però ce lo siamo meritato. Perché? Perché tutto ciò che ci accade è semplicemente la stessa vibrazione che siamo noi in quel momento. Vogliamo qualcosa di diverso, l'abbiamo visto la volta scorsa, modifichiamo noi stessi, modifichiamo la nostra vibrazione. Questo è. Ce lo siamo meritato in questo senso, perché siamo noi in quel momento. Il perché? Magari non lo so. Quella giustizia è amore, perciò quello che ci accade è diretto ad aiutarci ad evolvere. Cioè, ogni situazione che io vivo, se sono pronto a capirne il significato, evolvo. Perché, attenzione, il saggio non è chi non sbaglia mai, ma chi non ripete mai lo stesso errore. Quindi, se io faccio tesoro della mia esperienza, ecco allora che evolvo. Però la vita mi deve far vedere qualcosa. Altrimenti, se non vogliamo, come diceva Fabrizio prima, problemi nella vita, cosa siamo venuti a fare qua sulla Terra? Dovevamo andarci a incarnare da qualche altra parte. Perché ricordiamoci che la Terra è il pianeta dello sviluppo del libero arbitrio. Quindi scelgo se vedere il problema o se vedere la soluzione. Quindi tutti hanno problemi, anche chi si pensa sì. Che stiamo bene. Però l'importante è come si sceglie. Brava, si pensa che stiano bene, perché noi pensiamo sempre che ovviamente quello che fa qualcun altro è sempre migliore, ok? Perché la percezione che noi abbiamo è questa. Poi c'è chi vede il problema e c'è chi vede l'opportunità. Ecco, la differenza è questa. Esattamente questo. Problema, opportunità sono due ottave della stessa vibrazione. Cosa voglio vedere io? Quindi noi dobbiamo semplicemente imparare la lezione che la vita intende insegnarci. Tutto qua. Perché esistono gli ostacoli? Qualcuno riesce a darmi delle risposte? Per essere saltati. Per essere saltati? Per poterli superare. Per poterli superare? Per crescere. Per crescere? Per trasformare una cosa. Per trasformare. Per svilupparsi. Ma vediamo un po' di motivazioni del motivo per cui esistono gli ostacoli. Impulsività. Perché è giunto il momento di fermarsi a riflettere e o pianificare. Quindi ho un ostacolo perché devo dire un attimo, devo organizzare qualcosa. Perché si è fatto o detto qualcosa di non corretto e ci danno la possibilità di correggerci. Provate a pensarci. Perché si è omesso di valutare qualcosa. E quindi mi succede il problema. Non ho valutato tutto. Questo ostacolo, fermati, rifletti e poi... agisci, perfetto. Esempio, molto semplice su questo. Faccio la torta e non metto lo zucchero. Poi vado a mangiarla e dico, non è proprio buonissima. E quindi
il problema, perché ho omesso di valutare qualcosa. Banalità, però è quello che succede nella vita. Perché c'è stata incomprensione. Pensavo una cosa e invece è un'altra. Incomprensione. Perché devo modificare qualcosa. Certo, quando sono partita poteva andare bene così, ma noi sappiamo che nel viaggio possono modificarsi delle situazioni, e ecco che allora devo fermarmi, c'è un ostacolo e devo modificare qualcosa a livello del mio viaggio. Perché è necessaria una pausa. Vi siete mai chiesti questa cosa qua? Ma anche questa è banale, perché ne abbiamo parlato tante volte. Prenditi un giorno di ferie perché sei esaurito. No, perché devo finire quel lavoro là. Guarda che è necessario che ti prendi un giorno di ferie, perché veramente ti vedo che stai lavorando troppo, ti stai portando al limite. No, 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 no. Finché cosa succede? La vita mi blocca. Scivolo, mi rompo una caviglia. Bloccato per forza. Avevo bisogno di una pausa e non me la sono presa. Attenzione, perché sono egoista e voglio tutto subito. I problemi arrivano, e questo l'avevamo visto nella seconda lezione, perché le emozioni a breve termine hanno sempre la prevalenza sulle emozioni a lungo termine. Perché noi esseri umani vogliamo tutto subito. La pazienza è qualcosa di difficile. Quando ti trovi di fronte ad un problema, hai l'impressione di aver fatto un passo indietro, giusto? Ce l'avete questa sensazione. Ma cosa serve fare un passo indietro? Sempre a riflettere. A riflettere? Fa anche perdere tempo, perché non agisci. Prendere tempo. In senso dici positivo, sì. Che valuto ovviamente. Indietreggio solo per prendere la rincorsa. Quindi faccio un passo indietro, ho una visione più ampia della situazione, rivaluto e riparto. Chi di voi ha mai visto l'atletica leggera? Cosa fanno quando prendono la rincorsa per salto in lungo, salto in alto, per esempio giavellotto? Passo indietro e si prende la rincorsa. Ok? Quindi fare un passo indietro è molto positivo. A volte anche farne due o tre addirittura. D'altronde una freccia per essere scagliata? La tiri indietro. La tiriamo indietro. Si tende e posso anche prendere la mira. Un'altra cosa fondamentale da comprendere è che il nostro nemico è il nostro migliore amico. Quindi i problemi sono i nostri migliori amici, perché ci fanno crescere, ci fanno fare esperienza, ci fanno evolvere, ci fanno essere chi siamo. Perché sono opportunità. Questa è una frase di Max Planck. Il lavoro scientifico non avrà mai fine. Sarebbe triste se dovesse finire, perché se non ci fossero più i problemi, ce ne staremmo con le mani in mano, la testa a riposo, e non lavoreremmo. E nella scienza la quiete è silenzio e morte. E non solo nella scienza, aggiungo io. Quindi chi non ha problemi è una persona. Quando è che il nostro elettroencefalogramma è piatto? L'elettrocardiogramma è piatto? Quando? Quando siamo morti.
E quindi è normale avere dei problemi, come è normale avere dei risultati esponenziali. Perché comunque una delle leggi universali è la legge del ritmo. Su e giù. Non c'è nulla di piatto in natura. Non esistono le linee rette in natura. Non esistono. Provate a pensarci, cosa c'è di linea retta in natura? Niente, le ha create l'essere umano, le linee rette. Quindi, per realizzare noi stessi, dobbiamo essere in grado di prenderci il 100% della responsabilità di quello che è il nostro mondo. Attenzione, sto parlando di responsabilità, non di colpa, eh? Quindi è fondamentale questa differenza. La responsabilità è la capacità di saper rispondere a se stessi e agli altri. La colpa, invece, è la volontà di fare un danno a se stessi o agli altri. Ecco perché noi dobbiamo prenderci la responsabilità di qualsiasi cosa. Nel momento in cui ci prendiamo la responsabilità al 100% di quello che è il nostro mondo, significa che siamo in grado di modificarlo. Finché invece lasciamo la responsabilità in mano a qualcun altro, noi dipendiamo dalle scelte di quella persona, di quel gruppo, di quella situazione. Prendetevi la responsabilità della vostra vita. Sempre. Volete un mondo migliore? Prendiamoci la responsabilità di quello che c'è adesso. Perché finora ci abbiamo vissuto anche noi in questo mondo. Vediamo un po' cos'è la responsabilità per Aristotele. In filosofia è un concetto legato a libertà e libero arbitrio. Nel momento in cui mi assumo la responsabilità, mi assumo il libero arbitrio di agire. Una persona è responsabile se agisce per libera scelta, altrimenti, attenzione, non è responsabile. Senza condizionamenti di leggi fisiche, psichiche o socio-economiche, nel momento in cui noi abbiamo dei condizionamenti, non siamo più responsabili. Perché agiamo meccanicamente. Non è più libero arbitrio, ma sono automatismi. Abbiamo parlato del famoso porgi l'altra guancia. Porgi l'altra guancia è meraviglioso come atto perché è libero arbitrio. Che come abbiamo detto non è mi hai dato una sberla, allora dammene un'altra. Ma è scelgo io come agire. Invece di reagire. Se la causa dell'azione è in noi, ne siamo responsabili. Se la causa è esterna, allora c'è mancanza o attenuazione della responsabilità. È esterna quando siamo condizionati. Perché i condizionamenti arrivano dall'esterno e li facciamo nostri. Hans Jonas invece la descrive così. Rapporta la responsabilità all'interno dello spazio e del tempo. Cosa significa? Contestualizziamo la situazione. Le azioni vanno valutate qui e ora, ma anche nel futuro. Nei confronti anche di chi deve ancora nascere e si valuta nei confronti di tutta la biosfera. Se io butto una carta per terra oggi, sono responsabile dell'inquinamento che ci sarà fra 10 anni, perché io stessa ho partecipato a quell'inquinamento. È messo una carta? Sì, però io stessa sono responsabile, perché ho contribuito. Quindi poi non posso puntare il dito contro gli altri. Agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente umana.
Autenticamente umana significa scegliere sempre per libero arbitrio. Vivere la nostra vita e non quella di qualcun altro. Per essere responsabili dobbiamo considerare tre condizioni. Uno, il risultato e la conseguenza di quell'azione. Cioè, quando mi succede qualcosa, valuto quello che è successo, è la conseguenza di quello che ho fatto? Sì? No. Se la risposta è sì, allora è responsabilità. Se la risposta è no, allora vuol dire che c'è un intervento di un altro tipo. La persona prevede il certo o presunto risultato. Cioè io a priori presumo che facendo quella azione, quello sarà il risultato. Se io prendo la macchina e vado ai 100 all'ora contro un muro, consapevolmente, lo so che la macchina si distrugge. Lo so che posso farmi del male, giusto? Reale o presunto risultato. Attuando un'azione diversa, il risultato sarebbe stato diverso. Ma solo esclusivamente se facendo un'azione diversa. Ok? Anche questo è fondamentale. Se non ci sono queste tre condizioni, allora c'è attenuazione della responsabilità. Ok? Fondamentale comprendere che tutto ciò che ci accade è una nostra creazione. Conscia o inconscia, ma è una nostra creazione. 5% conscio, 95% inconscio, ma è sempre nostra. Perché quello che ci accade è una nostra emanazione. Quindi arrivano situazioni che vibrano come me, persone che vibrano come me. Questa visione è quella che ti porta ad assumerti il 100% della responsabilità. Se io sono quella vibrazione, è quello che mi arriva. Compresa questa situazione, posso agire per libero arbitrio. Altrimenti rimaniamo sempre nella meccanicità. Reagisco. La mia coscienza è lì, in stand-by. Nel momento in cui comprendi che crei ogni cosa, allora la puoi modificare. Quindi prima devo essere consapevole che l'ho creata io. Perché se io non mi consapevolizzo sulla situazione, come faccio poi a modificarla? Creiamo la nostra vita e tutto ciò che ci circonda in maniera quasi inconsapevole, quasi completamente. L'abbiamo detto, 5% contro il 95%. Infatti il 95% delle azioni sono dettate dall'inconscio, automatiche, meccaniche, okay? Come se noi avessimo messo proprio il pilota automatico nella nostra macchina biologica. Nel momento in cui conosciamo il sistema, abbiamo la capacità conscia, e quindi il libero arbitrio, di modificare o potenziare le nostre azioni. Però solo nel momento in cui conosco. Non posso modificare qualcosa se non ne sono consapevole. Infatti, tante volte si sente dire: ma se lui, se lei facesse quelle cose lì? E certo, ma deve conoscerle prima. E devono essere spiegate al livello di coscienza che quella persona comprende. Ma gliele ho spiegate un sacco di volte. Ma come? Aiutare gli altri non significa imporre il nostro paradigma. Aiutare gli altri significa mettersi nella situazione in cui io riesco a spiegare, far comprendere all'altra persona le cose. Posso parlare ad un bambino di 3 anni in termini di ingegneria meccanica? Gli spiegherò le cose come un bambino di 3 anni le può comprendere. Poi questo bambino cresce, inizia a diventare adolescente e pensiamo che questa persona
comprende le cose esattamente col nostro paradigma. E queste sono le incomprensioni, questi sono i problemi. Perché noi ci porgiamo nei confronti delle altre persone o delle situazioni col nostro paradigma, imponendolo. Provate a pensarci, succede, perché succede a tutti quanti. Il problema nasce qua. Infatti, come diceva Fabrizio, nel sesto modulo vedremo proprio anche il discorso della comunicazione. Assumersi la responsabilità significa prendere in mano la propria vita, significa che tutto dipende da me. Tutto dipende da me. Ripeto, tutto dipende da me. Ok? Attenzione, apro e chiudo una parentesi. Non siete costretti a pensarla esattamente così. Però, se siete su questo filone, come lo sono io, potete iniziare ad agire per libero arbitrio, ma solo se lo sentite vostro. Ciò che pensiamo, come agiamo e ciò che diciamo condiziona il nostro mondo. Provate a cambiare modo di agire, di pensare, di parlare e vedrete che il vostro mondo cambia. Non cambia la realtà dei fatti, cambia la vostra percezione del mondo. E quindi cambia, perché il mondo è illusorio. È illusorio perché lo posso cambiare quando voglio. Una persona carismatica potenzia queste condizioni in base al proprio grado di magnetismo. Quindi perché una persona viene seguita? Perché ha un magnetismo, ha un'energia potente. Le persone sentono che lei ha già provato quella cosa e quindi quando la spiega è sua. Voi lo percepite quando una persona parla delle proprie esperienze personali oppure è solo una ripetizione di qualcosa che ha letto, ha sentito, giusto? Lo sentite proprio emotivamente. Non sapete magari perché, ma sentite che quella persona per voi sta dicendo la verità. Nel momento in cui siamo consapevoli di essere il creatore di tutto, abbiamo la soluzione ad ogni opportunità che ci si presenta. Ad ogni opportunità, non ad ogni problema. Perché in quel momento lì i problemi proprio non li vedete più, cioè non li chiamate più problemi. È un'opportunità di crescita, un'opportunità di poter fare qualcosa. L'abbiamo visto, se non abbiamo qualcosa da fare, da risolvere, il nostro cervello si ferma. I problemi di matematica a scuola non è un caso che vengono fatti, è per mantenere il cervello sempre attivo in questo senso, per aprire la mente e trovare soluzioni. Il nostro punto di vista è la partenza per migliorare ciò che di deviato c'è in noi. Attenzione, c'è qualcosa di deviato a seconda di come lo percepiamo noi. Cioè, se io lo percepisco come una deviazione, lo è. È ciò che sappiamo che crea i nostri blocchi. Attenzione, spesso si pensa che sia non conosco quella cosa e quindi sono bloccato nell'andare avanti. No, vediamolo dall'altro punto di vista. È ciò che sappiamo che ci blocca. Perché è ciò che sappiamo? Perché sono le nostre esperienze passate che continuiamo a portarle nel presente. E quindi, siccome quella volta mi è successo quello, allora stavolta devo stare attento perché non mi succeda la stessa cosa. Allora mi limito. Ricordate, la nostra più grande paura è di essere potenti. E noi continuiamo a limitarci. Tutto ciò che noi mettiamo dietro alle parole io sono, ci inscatola. E ci mettiamo, più parole ci mettiamo, più diventa piccola quella scatola. Più diventa piccolo il nostro io.
I problemi sono il risultato della mancata responsabilità. Cioè, quando io rifiuto di prendermi la responsabilità di qualcosa, vedo il problema. Allora cosa faccio? Punto il dito. Ma per l'ennesima volta, quando punto il dito, sempre tre dita puntano verso di me. Assumerci la responsabilità di tutto ciò che ci accade ci rende magnetici, ci rende potenti, ci rende delle calamite che attiriamo quello che noi vogliamo. E quindi cambiamo paradigma. Non attiriamo più quello che non vogliamo come succedeva prima, ma attiriamo quello che vogliamo, perché siamo cambiati noi, è cambiata la nostra energia, è cambiato il nostro magnetismo. Quindi essere magnetici vuol dire prima di tutto uscire dalla lamentela. Se una cosa non ci piace, la cambiamo. Se non possiamo cambiarla, cambiamo il nostro punto di vista. Mai lamentarsi. Un vero leader, e attenzione, noi qua stiamo imparando a diventare leader di noi stessi, e quindi che sia un leader di un gruppo o di se stesso, allontana il lamento perché sa che ha una potenza enorme. Voi provate a entrare in una discussione in cui ci si sta lamentando. Si fa a gara a chi ha più motivi per lamentarsi. Sai, mi è successa quella cosa lì, ma sai a me invece cos'è successo? E poi quella volta, a te non è successo niente, confronto a quello che ho visto io. E si entra in una spirale discendente. Ci porta proprio verso il basso sta cosa. Essere magnetico significa avere il potere su se stessi. Io sono potente, io ho il potere su me stesso, io gestisco me stesso. Non sono più gli altri. Il magnetismo ci dà libertà. Infatti abbiamo detto che il magnetismo si ha quando si sviluppa libero arbitrio. Quindi libertà. Evitiamo il lamento perché so che è responsabilità mia. Ritorniamo alla frase di prima. Se una cosa non mi piace, la cambio. Se non posso cambiarla, cambio punto di vista. Ma mai lamentarsi. Il lamento ci sta abbassando la vibrazione, ci abbassa l'energia vitale. E guardate che è molto potente il lamento, eh? Molto. Essendo responsabilità mia, nessuno ha la capacità di farmi star male o di fare del male alla mia azienda, a chi mi sta vicino, alla mia famiglia, ai miei amici. Ok? Nessuno può farlo. Scelgo io se qualcun altro può farmi del male. È sempre il mio atteggiamento in quello che mi succede. Quindi il magnetismo ci rende calamite. Calamite di cosa? Della nostra realtà. Diventa una realtà molto potente, vibrazioni molto elevate. Devo essere in grado di gestirle poi. Quando aumento la mia vibrazione, devo essere in grado di mantenerla. Ho fatto qualche tempo fa un esempio di questo tipo. Avete presente il momento dell'innamoramento? È una vibrazione molto forte. E invece, poi, ormai siamo sposati da 20 anni, ormai tutto si è stabilizzato. Sì, per un semplice motivo. Non sono stato in grado di mantenere quella vibrazione così elevata. Perché il mio essere non era pronto. Ecco che allora si stabilizza. E diventa abitudine, diventa monotonia. E poi si cambia. Poi si cambia perché? Perché non siamo in grado di mantenere quella vibrazione elevata del momento dell'innamoramento. Troppa energia,
e noi non siamo in grado di svilupparla costantemente. E quindi si abbassa, la manteniamo per un periodo, poi si abbassa, a meno che non cambiamo noi stessi.